Quindi un'altra domanda, poi direi che possiamo arrivare a una conclusione, cioè questa è abbastanza importante perché ci riporta al tema del valore di questi titoli di Stato e cosa veramente servono. Qui dice, con il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, la banca centrale era ancora in grado di finanziare la spesa dello Stato senza usare i bond. You're acquainted with the divorce between Bank of Italy? Yeah. And the question is, would Italy be able to finance public expenditure, state expenditure, even without using state bonds at that time? Yes. The answer is yes. La risposta è sì. The divorce wasn't necessary. Il divorzio non era necessario. And it changed very little. E ha cambiato pochissimo le cose. When you go back and look at the data, Quando si riguardano i dati, what happened was, quello che è successo before the è divorce, stato che prima del divorzio the Treasury would sell bonds il to the central Tesoro vendeva titoli a Banca Centrale bank, and then the Treasury would spend, e poi il Tesoro spendeva and then the central bank would sell the bonds. e poi la Banca Centrale vendeva i bond. Why did the central bank sell the Perché la bonds Banca Centrale vendeva i bond, i titoli? after the Treasury spent the money? Dopo che il tesoro aveva speso i soldi. Because if they did sell those Perché bonds, se non avessero venduto i titoli, when the Treasury spent quando lire, il tesoro avesse speso le it would have driven the interbank rate lire, il to zero. tasso interbancario sarebbe sceso a zero. The Treasury wanted the interbank Il rate tesoro voleva che il tasso interbancario, the Bank of o Italy wanted meglio, the la interbank Banca rate d'Italia voleva che il tasso to be higher. interbancario fosse superiore a zero. So they had to sell the E bonds quindi hanno dovuto vendere i titoli to give those lira a place to per earn. dare a queste lire una loro collocazione redditizia A place to earn their target interest rate. in maniera da poter raggiungere il tasso di interesse stabilito. With a floating exchange rate policy, Se si ha una politica di tassi di cambio variabili, the interbank rate would allora be il tasso zero interbancario sarebbe zero at all times, in qualunque momento, just like Japan, un po' come in Giappone, unless a meno che the government offers il governo offrisse an interest-bearing alternative un'alternativa anch'essa redditizia, che desse un interesse to clearing balances, to reserve balances. per riuscire a sistemare i conti. That is, if the government has only checking accounts Ovviamente, se il governo ha solamente dei that don't conti pay interest, correnti che non hanno quindi o pagano un interesse, the interest rate for lira will be zero. il tasso di interesse per la lira sarebbe zero. Treasury securities I titoli del tesoro are alternative accounts, sono dei, diciamo, conti alternativi. bond savings accounts. Li vogliamo chiamare conti di risparmio? By paying more interest, E pagando più interessi that raises the level of interest rates in aumenta il livello dei tassi di interesse dell'economia. the purpose of treasury securities, L'obiettivo dei buoni del tesoro, whether the government knows it or not, che lo sappia o meno il governo, is to support è interest di rates, sostenere i tassi di interesse, not to fund expenditure. non finanziare la spesa. That was my message E to Professor questo Spaventa. era il mio messaggio fondamentale al professor Spaventa. And as a student of monetary operations, E come studioso di sistema monetario, he immediately understood that immediatamente lui l'ha capito and took appropriate action. ed è intervenuto di conseguenza. Ok, allora adesso c'è un punto fondamentale. Io non riesco a finire le domande perché sono le 7 e abbiamo, siamo un'ora oltre il limite. C'è un punto fondamentale che mostra bene che spieghi. Perché per noi è utilissimo per capire di nuovo la fondamentale proprietà di uno Stato a moneta sovrana. Lo Stato a moneta sovrana è il monopolista della emissione di moneta e come tale stabilisce il prezzo di riferimento per tutto il resto. Vorrei che Warren Mosler spiegasse il concetto di Stato a moneta sovrana che stabilisce il prezzo di riferimento da cui poi decidere tutto il resto. Questo è importantissimo per capire come lo Stato può regolare l'economia a nostro favore. This is my business card. Questo è il mio biglietto da visita. Does anybody want to buy one for 20 euro?
Qualcuno lo vuole comprare per 20 euro? No. No? Would anybody like to stay afterwards and polish the floor? Magari qualcuno di voi vuole rimanere qui dopo pulire un po' per terra? If you do, I'll give you one of these for every hour. Se rimanete a pulire per terra dopo, vi regalo il mio biglietto e quindi ci risparmiate. Okay, this is not money. Ecco, questi non sono soldi. This is just litter. Sono spazzatura. Until I tell you one more thing. Fino a quando però vi dico un'altra cosa. There's only one door to get out of this room. C'è solo una porta per uscire da questa stanza. There's a man in the door. C'è un uomo lì alla porta. With a machine gun. Con una mitragliatrice. He works for me. Lavora per me. You can't get out of here without one of these. Voi non potete uscire da qui se non comprate uno di questi. Now some of you might stay in adesso alcuni di voi accetteranno di stare qui a pulire i pavimenti per un'ora. You might give me some foreign exchange for my currency. Mi potete pagare anche in valuta estera. That's the tax man. Ecco, quello lì è l'esattore delle tasse, l'uomo alla porta. The tax man changes l'esattore delle tasse into money. Può cambiare la spazzatura in denaro sonante. Se la banca centrale europea dicesse i biglietti da visita di Warren Mosler possono essere utilizzati per pagare 20 euro di tasse. Se voi ne vedeste uno per terra, vi ci posereste sopra per raccoglierlo. Now why, what is going on here? Che cosa è successo allora? I have a simple monopoly. Io ho un semplice monopolio. I am saying demand Io and supply. Stabilisco la domanda e l'offerta. I have taxing authority. Io ho l'autorità di imposizione fiscale. Okay. I tell you how e quindi vi dicono quanti di questi dovete avere. I tell you what you have Io vi to dico che cosa dovete fare per poterveli procurare. I have no competition. Non ho concorrenza. Monopolists are always price I monopoli sono sempre in grado di stabilire i prezzi, indipendentemente. You're the user of the currency. Voi siete gli utilizzatori della valuta e io sono l'emissore. You're a price taker. Voi dovete accettare il prezzo. And what happens when I say, cosa succede se io dico just joking, there's nobody at the door? Ah, stavo scherzando, non c'è nessuno alla porta. Allora non vale più niente. Okay. So, assuming there's this man at the door now, presumiamo che quest'uomo alla porta ci sia. And I decide to pay e io decido di pagare one card per hour to do work. Un biglietto da visita all'ora per il lavoro di pulizia pavimenti. And some of you don't want to do the work. Alcuni di voi però si rifiutano di pulire per terra. You'd like to pay somebody else to do the work for voi you. Decidete di pagare qualcun altro perché lo pulisca per terra al posto vostro. How many euros would you give him? Quanti euro gli dareste to go for the cards for you? Per guadagnarsi un biglietto da visita al posto vostro? How many tomatoes would you give him? Quanti pomodori gli dareste for you? Quanti pomodori gli dareste per guadagnarsi un biglietto al posto vostro? In other words, what would the market give for one of these knowing? Cosa darebbe per un biglietto di questo tipo sapendo che bisogna lavorare per un'ora per procurarselo? Maybe 20 tomatoes, I don't know. 20 pomodori? Is that about right? Potrebbe andare bene? Let's say 20 tomatoes. Now, diciamo 20 pomodori. Let's say I decided to diciamo pay che io decido di pagare two cards for every hour of work. Due biglietti da visita per ogni ora di lavoro. Now this very same card, e adesso questa stessa, questo stesso worth, cartoncino vale solo 10 pomodori. 100% inflation. Quindi un'inflazione del 100%. If I say you have to work se io all day dico for one of these cards, che dovete lavorare tutto il giorno per procurarvi un cartoncino, might be worth 100 tomatoes. Potrebbe valere addirittura 100 pomodori. 100% deflation. Una deflazione del 1000%. The monopolist sets the price. E il monopolista stabilisce il prezzo. With the lira, the Italian con la lira, il governo italiano determines the tax. Determina l'imposizione fiscale. Then they determine what you have e to do. Poi determina quello che voi dovete fare to earn the money per to guadagnare the i soldi necessari per pagare le tasse. And there, they hold all the cards. E qui e tutti i cartoncini sono in mano loro. If they pay more for the same thing, se pagano di più per la stessa cosa, they've just reduced the value allora si riduce automaticamente il valore
colore dei loro cartoncini e nel nostro caso della loro riera. Che il governo lo sappia o meno, il valore della valuta è quello che il governo dice che dovete fare per procurarvela. Ho spiegato bene? Aggiungo una cosa. How can you save any of these? Come potete risparmiarli questi cartoncini? Unless I spend more than I tax. A meno che io non spenda di più di quanto tasso. If the tax is 100 cards in total. Per esempio, se la tassa è di 100 cartoncini in totale. Unless I let you earn more than 100. A meno che io non vi faccia guadagnare più di 100. There will be no savings. Non ci saranno risparmi. I have to spend more than I tax. Devo spendere di più di quello che tasso. For you collectively, perché voi collettivamente a livello macro possiate essere in grado di risparmiare. I have to run a deficit. Devo quindi avere un deficit for you to save. Perché voi possiate risparmiare. My deficit equals il mio deficit è uguale ai vostri risparmi to the last card. Fino all'ultimo biglietto. Same with the whole e lo stesso vale per l'intera economia. The US government deficit of $1 trillion. Il deficit del governo degli Stati Uniti di 100 trilioni di dollari added exactly $1 trillion of dollar savings. Corrisponde esattamente a un importo uguale di risparmi. To the global economy. E quindi questo ritorna sull'economia globale. Okay, so that, now what happens? Quindi, cosa succede se io non vi faccio guadagnare abbastanza bigliettini per pagare le tasse? Succede che qualcuno rimane disoccupato. Ed effettivamente, quando io ho annunciato la tassa all'inizio, non vi ho dato nessun modo per guadagnarvi questo biglietto, eravate tutti disoccupati. You all need work that pays this card. Tutti trovare un lavoro per potervi pagare il biglietto. But you can't get out of here. Perché altrimenti non potevate uscire da qua. In fact, in effetti, the purpose of the tax, l'obiettivo della tassa è di creare disoccupazione. I'm the government. Io sono il governo. I want you to work. Io voglio che voi lavoriate per me. I want you to clean the io floor. Voglio che mi puliate per terra. Serve the army. Oppure voglio che andiate nell'esercito. Teach school. O voglio che andiate a insegnare nelle scuole. Oppure che lavoriate come avvocati. How do I get you out of the private come riesco a farvi uscire dal settore privato e farvi entrare nel settore pubblico? I put a tax. Metto una tassa. In something you don't have. Qualcosa che voi non avete. Now I can use my adesso posso utilizzare otherwise worthless card il mio biglietto che altrimenti sarebbe completamente privo di valore to hire you per assumervi e farvi lavorare per me. Now why would I cause you to be perché causerei la vostra disoccupazione if I didn't want to hire you? Se non mi volessi assumere. That's pretty stupid. Sarebbe una stupidaggine. Okay. So the tax creates per cui la tassa crea la disoccupazione. The spending hires the people the tax costs to become unemployed. La spesa porta all'assunzione lavorativa di persone per le quali la tassa ha creato disoccupazione. I know I'm probably going io to be able to so spend more cards che probabilmente riuscirò a spendere più biglietti than the tax. Di quanto non sia l'importo della tassa. E allora come faccio a saperlo? Lo so che alcuni di voi decideranno di risparmiarne alcuni di biglietti. Mantenerseli in tasca. Magari chissà lasciarli in tasca quando fate la lavatrice. I can't spend any less than the tax, but I'm probably no, going to wind up spending more. Non posso spendere meno della tassa, ma alla fine può darsi che spenderò di più. But if you want to work to earn ma se voi volete lavorare per guadagnare dei biglietti da risparmiare, and I don't let you, cause I want e io non ve lo faccio fare perché io voglio pareggiare il bilancio, vi ritrovate disoccupati. Okay. C'è solo una cosa, poi veramente abbiamo concluso. Per favore chiarire un passaggio che può essere confuso. Quando tu dici se io monopolista della moneta decido di pagare il lavoro per ora il doppio, creo istantaneamente il 100%
di inflazione, però questo può essere inteso come un limite. No, ha detto se io decido di pagare 2 biglietti per la stessa ora di lavoro, creo immediatamente 100% di inflazione. Questo può essere inteso come un limite al governo ad aumentare il potere dei redditi. Vogliamo che chiarisca questa cosa. Yes. Okay, so in today's world, sì, nel mondo di oggi we have unemployment. Abbiamo la disoccupazione. We have excess capacity. Noi abbiamo un eccesso di capacità. So if you gave per cui se si desse a tutti un aumento di stipendio there would be a lot more things to buy than ci sarebbero molte più cose da comprare di quante non ce ne siano ora. When there's excess capacity, se c'è un eccesso di capacità more money to spend, viene speso più denaro uses up the excess capacity. E gli utilizzatori si avvalgono della capacità in eccesso, per così you don't dire. Create inflation non si crea inflazione until you're at full fino a quando si raggiunge la piena capacità. Now, when you are at full employment, se full capacity, si ha la piena occupazione, quindi il pieno utilizzo delle capacità, we're all growing tomatoes and there are always so many tomatoes for sale. Tutti coltiviamo i pomodori e ci sono tanti pomodori in abbondanza da vendere. If you just give everyone more money, se si desse semplicemente più denaro a tutti quanti, you won't get any more tomatoes. Non ci sarebbero più pomodori. You'll just drive the price up. Se, ne aumenterebbe solo il prezzo. And, is that a crime? E questo è un reato? No. No. And so if you try to give se si cerca di dare un aumento and production and output increases, e aumenta la produttività, we're all more wealthy, siamo tutti più ricchi because we've worked perché and produced abbiamo more lavorato output. Per produrre di più. That's a good thing. E questa è una cosa positiva. If you try it again, se ci si riprova ancora and all that happens is prices go up, we don't get more output. Praticamente succede solo che aumentano i prezzi ma la produzione no, because everybody's already perché working. Tutti sono già occupati quindi già lavorano. So you've adjusted, you've made a one-time adjustment si è fatto un aggiustamento una tanto dei prezzi del 10% but there's been no harm done except ma we all just changed the price. Non c'è danno alcuno, sono cambiati solamente i prezzi so maybe, so e quindi maybe forse si è fatto uno sbaglio però la cosa non ha causato alcun danno. Italy's best years, gli anni migliori dell'Italia, the best levels of employment, i migliori livelli di occupazione e di produzione, maybe 10% of inflation, erano caratterizzati forse da un 10% di inflazione. No, it wasn't a crime. E quindi non era un reato. It had distributional consequences. Ha avuto delle conseguenze sulla distribuzione. Seniors get hurt. Older people. Su, praticamente, ne risentono poi i pensionati di tutto questo. So you make adjustments to the pension. Per cui bisogna ovviamente intervenire sulle pensioni. Okay, and you adjust accordingly, but as long e quindi as si fa quello che va fatto, però se c'è la piena occupazione, producing maximum output, si massimizza la produzione, you have happy people, le persone sono contente, and a wealthy nation. E il paese è ricco. Ok, direi che la produttività, non la produzione, perché il professore ha parlato di produzione, ma la produttività, perché qui si parla di aumentare la produttività in Italia, secondo me causerà la disoccupazione. Vorrei sentire il suo parere. Yeah, increasing productivity. Aumentare la produttività only causes unemployment. Causa solo un incremento della disoccupazione. Because of policy failure, monetary perché fallisce la politica monetaria. Anytime there's unemployment, tutte le volte che c'è disoccupazione, let's say because of productivity, proprio conseguente diciamo alla produttività, the government always has il governo ha sempre un'opzione. For whatever size government it has, a prescindere dall'entità di questo governo, either lower taxes, o abbassare le tasse, or grow the government, o far aumentare la spesa pubblica, quindi aumentare i servizi pubblici, quindi dipende, o ridurre le tasse o aumentare la spesa pubblica, fondamentalmente.
Quindi queste persone so those people have other good paying jobs to go to. Potranno quindi accedere ad altri posti di lavoro ben retribuiti. Now if you imagine a family se immaginate per esempio una famiglia agricola, out in the middle of nowhere, una fattoria in mezzo al nulla, and everybody's working, growing food, tutti and che lavorano, coltivano la terra, riparano per casa, insegnano a scuola, taking care of the old people, si occupano degli anziani, ecco, una vita durissima. And somebody a un certo punto invents a tractor. Qualcuno inventa il trattore. Now, we don't need all those a quel punto people in the field. Non abbiamo più bisogno di tutta questa gente che lavora i campi. Do they have nothing to do? E a quel punto che cosa? No. Non hanno più niente da fare? They're still having to fix the house, devono ancora riparare la casa, insegnare a scuola, fare mille altre cose. When you have a non-monetary quando si ha un'economia non monetaria, you have no non c'è disoccupazione. Indian tribes out in the US before questo money came in. Succedeva proprio negli Stati Uniti prima che arrivasse il denaro, e l'Africa per esempio prima che venisse monetarizzata dagli inglesi, non esisteva nulla che si potesse chiamare disoccupazione. Un monastero, in un monastero non c'è disoccupazione, non ci sono soldi, niente disoccupazione. Per esempio l'unità militare, niente disoccupazione. Un branco di pesci, non c'è disoccupazione, perché tutti hanno da fare, tutti hanno delle cose da fare. L'unico caso in cui ci sia veramente disoccupazione è quando si introduce il denaro. The government doesn't spend enough e il governo non spende abbastanza to cover the tax da coprire le tasse e quindi le persone non riescono a risparmiare. And that's easily remedied by e questo si può rimediare facilmente riducendo le tasse o aumentando la spesa. Ok, allora, half the people had to go for the trains, they had to leave, take the trains. But è importante che vi dica questa cosa. Allora, noi siamo qua e facciamo queste cose con questi esperti, possiamo condividere o non condividere. Si imparano cose importanti che hanno dirette conseguenze nella vita delle famiglie, delle persone, dell'economia. Ma se lo teniamo per noi è inutile. Dobbiamo non solo divulgare che è un poco utile. Quello che dobbiamo fare è un salto di qualità importantissimo nel nostro lavoro. È meglio dirlo a voi, pochi selezionati, che a tutta quella massa di rimini, di persone, come dicevo prima, 80-90% completamente inutili. Ok? Allora, dobbiamo organizzarci in modo da essere, uno, finanziati, quindi vuol dire contattare il mondo dell'imprenditoria, far capire agli imprenditori che hanno mezzi, che sono nella stessa barca degli impiegati, delle persone che lavorano. Siamo tutti nella stessa barca, siamo dentro questa cosa e qualcuno da sopra ci tenta di affondarci. Okay? Quindi trovare i mezzi, trovare i finanziamenti. Dobbiamo creare in Italia non solo un gruppo MMT come questo, ma una vera e propria think tank dove cominciamo a reclutare anche pensatori, economisti, tecnici e cominciare ad avere persone che cominciano a saper parlare anche alla politica. Tutti mi chiedono di entrare in politica, io questa non è la mia funzione è di fare altro, di stare attenti, di guardare, di informare, di cercare le cose, ma dobbiamo fare questo, quindi ciascuno di voi non solo divulgare, ma cercare esattamente quei contatti che vi ho appena detto per creare questo network ben finanziato che funzioni in maniera scientifica, ok? Domani io e Warren Mosler incontriamo un imprenditore, è Zamparini, proprietario del Premio Calcio, ha espresso un interesse nella MMT, ha espresso un interesse di portare una moneta sovrana in Sicilia. Io non vado là semplicemente a fare la bella giornata con Zamparini, vado a chiedere a Zamparini di gli porto un uomo che gli potrebbe creare una banca centrale, ok? Ma gli vado anche a dire devi cacciare i soldi, perché sennò è inutile, qui non andiamo da nessuna parte. E cacciare i soldi vuol dire che io voglio dei soldi, vuol dire creare quel network di cui dicevo, così come io farò questo domani con Zamparini, ciascuno di voi cerchi di farlo con contatti professionali che riesce a trovare, ok?
okay? E questo è veramente il modo di andare avanti da adesso in poi, un salto di qualità, basta fare le seratine di educazione, un grande salto di qualità. Grazie a tutti veramente.